Amici della Pallina Vulcanizzata, ben ricollegati per questa terza finale con il Palasind di Bassano del Grappa. Dunque, campionato italiano Under 17, la finale è tra il Braganza e il Bassano, un derby che si disputa in casa. Bassano si è conquistato questa possibilità di giocarsi la finale Under 17 proprio sul proprio terreno, sul parquet del impianto che sta ospitando queste finali giovanili. Oltre al Palasind di Bassano c'è anche il Pala Bruel, che è poche centinaia di metri da qui. Vediamo subito le formazioni in campo. Il Braganza schiera con il numero 1 il portiere Matteo Dalla Valle, con il numero 2 Silvio Costenaro, il 3 Edoardo Vendramini, il 4 Matteo Turle, il 5 Andrea Dalla Valle, il 6 Erika Ghirardello, il 7 Francesco Compagno, l'8 Andrea Scortegagna, il 9 Matteo Battistello, il 10 l'altra ragazza, il Veronica Caretta, la popolare Vicky nelle formazioni femminili, l'allenatore il signor Fausto Pozzan. Dall'altra parte risponde l'Hockey Bassano con il 58 Jacopo Bombieri, il numero 8 è Giancarlo Boschiero, il 73 Francesco Giuriatti, il 4 è Guido Sgaria, il 17 è Elvio Sgaria, il 25 è Marco Zanetton, il 7 è Mattia Baggio, il 13 Andrea Poli, il 77 Alessandro Toniolo, il 26 è Marco Zanfi, l'allenatore è Ivano Zanfi, con il quale abbiamo incrociato le stecche un paio di settimane fa proprio qui sul Palasind di Bassano. Gli arbitri signori Molli e Stallone, quindi l'alto livello anche dell'hockey per questa finale Under 17. Qualche secondo di ritardo legato a un problemino tecnico con il tavolo. Nel frattempo vediamo di ricapitolare: i due gironi erano per le finali Under 17 erano composti da Braganza e Bassano, Prato e Molfetta, dall'altra parte Sarzana, Trissino, Roller Modena e Amatori Lodi. Il Bassano ha conquistato il diritto a giocarsi questa finale battendo Sarzana, Braganza invece ha regolato Trissino, e quindi Braganza e Bassano si scontrano quest'oggi sul Palasind di Bassano del Grappa per lo scudetto Under 17. 20 minuti di gioco effettivo, formazioni in campo, stanno testando la palla i due capitani. Ci sono già elementi di assoluto rilievo e spicco, quali il numero 7 del Braganza, Francesco Compagno, l'altra nota di colore è la Erika Ghirardello, che è la sorella del Mattia Ghirardello, che ha giocato questa stagione nel Valdagno 1938. Squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo nella finale, terzo e quarto posto al Pala Bruel, sempre Under 17, Trissino è avanti 2-1 dopo il primo tempo. Squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Per il saluto di rito, Braganza che dunque ha due componenti femminili in questa agguerrita formazione Under 17 che si gioca il titolo proprio quest'oggi in diretta su FIHP TV. La sta seguendo tutto l'evento, le due finali precedenti Under 13 e Under 15, adesso questa Under 17. L'incontro è diretto dal signor Molli di Viareggio, Stallone di Giovinazzo, coadiuvati dall'ausiliario signor Fuggeri di Lodi. Ecco, ci mancava il nome dell'arbitro ausiliario, che è appunto il signor Ugeri Lodigiano. Naturalmente, data la vicinanza e per il fatto che Bassano giochi in casa, c'è una gran bella cornice di pubblico a seguire questa partita. Braganza è il paese hockeyistico più vicino a Bassano del Grappa, forse solo Montecchio Precalcino fa meglio, un quarto d'ora d'auto da qui.
Bassano schierata con la propria tifoseria sullo spicchio in curva alla sinistra della nostra postazione. Comincia Jacopo Bombieri dall'altra parte Matteo Dalla Valle. Per quello che riguarda gli estremi difensori, poi vediamo di individuare lo starting five. Parte Erika Ghirardello con Andrea Dalla Valle, Matteo Battistello e Silvio Costenaro, che è anche il capitano della formazione braganzese. Dall'altra parte risponde il Bassano con Jacopo Bobbieri in porta, Guido Sgaria, Mattia Baggio, il numero 25 che è Marco Zanettone. Intanto partiti. Compagno in possesso di palla, un compagno che dicevamo è già stato opzionato e visionato da importanti formazioni anche non solo italiane. Erika Ghirardello intanto cerca dentro, ci prova subito a cercare il palo opposto. Erika, adesso Zaneton riconquista palla per Bassano, che può ripartire con Mattia Baggio. Baggio ha intercettato il suo tentativo di assist. Silvio Costenaro, Erika Ghirardello. Ancora il capitano del Breganze. Controllo con il pattino. Ancora Bassano. Dicevamo, per la categoria under 17 non c'è più l'obbligo della casco protettivo, quindi un po' più di semplicità nell'individuare i giocatori in campo. 20 minuti di gioco effettivo, 18 e 48 alla fine di questo primo tempo. Formazioni sono ancora sullo 0-0. Un Bassano che difende alto, ancora compagno, tentativo di conclusione a incrociare. Alessandro Toniolo gestire palla per Bassano, fa ripartire Guido Sgaria. Costanaro però riconquista, va 2 contro 1, cerca di fare tutto da solo, fermato Mattia Baggio per il Bassano. Ha di fronte Erika Ghirardello, gli porta via palla. Nessun timore reverenziale per questa giocatrice delle Breganze, un Breganze che nelle formazioni giovanili è sempre ad altissimo livello. Proprio Erika Ghirardello a portare palla adesso, indietro per il suo capitano, il numero 2 Silvio Costenaro. Francesco Compagno, ancora Erika Ghirardello. Qui gli schemi sono, a differenza delle due finali che abbiamo visto prima, gli schemi sono molto più vicini alle formazioni della massima divisione. Ci prova subito con l'accompagnata Compagno, non ci casca Jacopo Bombieri, abbiamo appostato sul suo palo. Erika Ghirardello a cercare di aggirare la zona, un Bassano che gioca un quadrato che cambia rombo e va a pressare il portatore di palla avversario, fa girare più pallina Breganze in questo momento. Formazioni che comunque si temono. Palo di squadra fischiato a Breganze, il primo. Bassano adesso Zaneton, cerca l'accompagnata. Matteo Dalla Valle senza problemi, alza il guantone destro. Erika Ghirardello che è un po' in funzione di playmaker da quello che abbiamo visto finora. Il centro boa è il numero 9 del Breganze, Matteo Battistello. Gioca con l'uomo davanti al portiere, la formazione di Fausto Pozzan. Possesso di palla ancora, tentativo
c'entra il pattino di Zanetton, adesso riparte, riparte Bassano con Alessandro Toniolo. Bello lo stop, Mattia Baggio alla balaustra, cerca la conclusione, il tentativo di conclusione, Alessandro Toniolo sporcato, lo retroporta ancora. Riparte Costanaro adesso, può andare al centro. Va giù Matteo Battistello, tutto regolare per Molli e Stallone. Zanetton perde palla però sulla ribattuta, qualcosa da dirgli Ivano Zanfi. Attenzione compagno adesso, rapidissimo. Deve fermarsi, si ferma, ne ha tre che lo controllano, scarica su Costanaro, la bomba non passa la selva di gambe, Erika Ghirardello. La finta, Costanaro per Battistello, ancora Ghirardello. Battistello, la conclusione sporcata. Dice l'arbitro da Jacopo Bombieri, era una pallina che poteva risultare estremamente pericolosa a fil di traversa. 14:55 da giocare in questo primo tempo, stiamo assistendo alla finale Under 17 tra il Breganze e l'Hockey Bassano. Francesco Compagno cerca, cerca il giochetto di Fino, l'attaccante rossonero. C'è il pattino di Bombieri a far buona guardia sul palo. Bassano adesso dall'altra parte. Bassano che finora non ha portato a conclusioni particolarmente pericolose verso la porta difesa dal, da Matteo Dalla Valle. Riparte Breganze. C'è fallo qui, attenzione, attenzione. Lo richiama ufficialmente. Ha sentito qualcosa di troppo. Molli. Ancora il tentativo dentro per Guido Sgaria. Guido Sgaria non passa l'assist che cercava Andrea Poli. Erika Ghirardello è il playmaker della formazione di Fausto Pozzan. Palla lunga per Battistello. Ancora il compagno si accentra, lo anticipa. Lo anticipa molto bene Guido Sgaria. Erika Ghirardello scarica ancora su compagno, chiama lo schema, cerca di andare via, tutto chiuso, lo tiene lì Andrea Poli. Erika Ghirardello, tentativo di assist dentro per Battistello. Costanaro a mettere un po' di ordine adesso, ancora tentativo dentro, ferma tutto Alessandro Toniolo del Bassano. C'è Poli, riparte da solo, poi chiede forse un po' troppo in quattro adesso a chiudere, già richiuso Breganze. Pallina alta, Costanaro per Compagno, cerca l'uno contro uno, bomba, bomba di Francesco Compagno. Sassata leggermente alta, pallina che sibila sopra casco e traversa di Bombieri. Tanto 12:41 da giocare, una partita finora correttissima, ancora sullo 0-0, squadre che si temono reciprocamente. Interviene adesso Dalla Valle, poi sulla ribattuta è pronta la difesa rossonera, capitano Costanaro parte da solo. Cerca di girarsi, poi va giù sull'intervento di Mattia Baggio,
sulla pallina Erika Ghirardello, la conclusione da lontano che questa leggermente troppo alta, evidente il segno del signor Molli, pallina che deve essere riportata dove è stato scoccato il tiro verso il centrocampo. Alessandro Toniolo, Mattia Baggio, Guido Sgaria, ancora Baggio, cerca di accentrarsi, poi preferisce scaricare in angolo su Sgaria. Sempre Baggio, dialogano i due, cerca il tiro, spazza via Bombieri che poi ha qualcosa da dire ai suoi. Ha mancato di poco Zanfi che si è opportunamente abbassato, il buon Ivano. Ancora Battistello adesso per Erika Ghirardello, Francesco Compagno dialoga con la bionda giocatrice breganzese. Ora Francesco Compagno, possesso di palla, tutto chiuso, però deve scaricare sul capitano Costenaro, cerca la conclusione, non trova lo specchio della porta, la riconquista caparbiamente Guido Sgaria che si riporta in avanti. Scarica esterno Mattia Baggio, Toniolo. C'è un contatto tra Alessandro Toniolo e Francesco Compagno, non so se abbiamo possibilità di rivedere questa azione. Qui non vado a discutere, mi pare che le immagini siano abbastanza evidenti, se lo poteva anche evitare un contatto così. Partita che comunque rimane su piani assolutamente corretti, un solo fallo di squadra a carico di Braganza e nessuno a carico del Bassano. 10:54 da giocare, inquadrato Ivano Zanfi con i suoi. Partita ancora sullo 0-0, poche le occasioni per gli attaccanti, soprattutto su tiri da lontano, portieri che hanno fatto finora ottima guardia delle proprie gabbie. Diciamo, sono due squadre che si conoscono e si temono reciprocamente, quindi vietato sbagliare. Perdi una palla a centrocampo, ti ritrovi in porta. L'avversario, naturalmente, la curva, questa è la curva del Bassano, inquadrata. Spettatori del Braganza invece che si occupano la parte centrale della tribuna qui del Palasinda. Riprende l'incontro Compagno, uno contro uno, lo ferma il numero 77. C'è il cartellino blu per Francesco Compagno su Alessandro Toniolo, quindi va sul dischetto della punizione di prima Mattia Baggio, che ha l'opportunità, un'importante opportunità in questa finale. Rivediamo il contatto, in effetti l'aggancio c'è. Luca Molli a sincerarsi con Jonathan Dal Santo, in questo caso, che ne ha, con cui stava discutendo in veste di vice allenatore. Dunque tutto pronto, Mattia Baggio contro Matteo Dalla Valle, sceglie di partire Baggio, spalla traversa, pallina che non entra. Quindi il risultato ancora sullo 0-0, ma due minuti di power play adesso per formazione bassanese. Toniolo, Sgaria, Baggio fanno circolare pallina per cercare la conclusione. Giocatori del Bassano. Tiro deviato.
palla che resta ai giallorossi. Si è ritenuta gialla con pantaloncino rosso la formazione di Ivano Zanfi, formazione di casa. Grande opportunità per Guido Sgaria, non gli riesce la deviazione al volo. Attenzione adesso perché c'è il contropiede. Adesso 3 contro 1. Vediamo, rientrano subito i giocatori di Breganze. Stare attenti lì, perdere palla, costanare velocissimo a ripartire. Adesso Erika Ghirardello la scarica in balaustra per Andrea Dalla Valle. Dall'altra parte c'è Guido Sgaria, non riesce ad andare alla conclusione. Ricordiamo sempre power play Bassano per l'espulsione di Francesco Compagno per fallo su Alessandro Torniolo. La punizione di prima affidata a Mattia Baggio, parata dall'estremo difensore di Breganze. Risponde così poi all'altro tentativo di realizzazione. Attenzione ai 5 secondi, ancora Mattia Baggio. Gestisce pallina. Toniolo, Baggio, Sgaria cercano di far circolare pallina. Tentativo, l'assist! L'assist al volo, Guido Sgaria per la deviazione volante di Andrea Poli. Bassano in vantaggio 1-0, 8:45 da giocare. Il gol in power play della formazione di casa, gran bella realizzazione. Vediamo, possiamo rivederla al rallentatore, l'assist morbido di Guido Sgaria per la deviazione al volo. La stecca è quella di Andrea Poli, il numero 13 della formazione bassanese, gioca in casa sul proprio parquet. Breganze che naturalmente adesso non ci sta. E ancora Costenaro, la risposta di Bombieri. Alessandro Toniolo per l'autore del gol, numero 13 Andrea Poli. Deve vedersela con Erika Ghirardello. Breganze adesso deve stare attento a non scoprirsi eccessivamente per ricercare il pareggio. La partita è ancora molto lunga. Ricordiamo l'Under 17 gioca due tempi da 20 minuti di gioco effettivo. Sono i tempi che si giocano in Coppa Italia. Break di Costenaro. Tutto da solo Costenaro. Gli risponde Jacopo Bombieri da par suo. Bravissimo in questa occasione estremo difensore bassanese. Tentativo di alza schiaccia, pallina alta. Vediamo la decisione arbitrale. Palla in angolo. Richiama la propria difesa a gran voce Toniolo. Battistello, retroporta. Ora Costenaro, scivola Toniolo, non ne approfitta. Erika Ghirardello, tentativo di conclusione, sporcato proprio da Poli. C'è fallo di squadra adesso di Battistello. Situazione falli 2-2 Breganze, 0 Bassano. Questo tanto per dire la correttezza in campo di questa partita, come del resto anche le precedenti. Ancora il tentativo adesso dell'autore del gol, il numero 13 del Bassano, Andrea Poli. Qui con un po' di esperienza Sgaria riconquista pallina. Tunnel, non riesce ad andare via, fallo di squadra. Ha cercato di sfondare Costenaro da solo. Cerca di alzare la palla, non gli riesce, fanno buona guardia due difensori, Zanetton e Alessandro Toniolo, più consistente giocatore secondo me in questo momento del Bassano, questo numero 77. Onnipresente, gestisce bene i propri compagni, smista un sacco di palline.
Riparte adesso Battistello, attenzione Battistello, la conclusione, la gran risposta anche qui di Jacopo Bombieri, perfettamente appostato sul suo palo. Torna in campo intanto per Breganze Francesco Compagno. Francesco Compagno che oggi è chiamato a fare un po' la differenza in campo. Erika Ghirardello intanto a gestire. È passato uomo adesso la difesa bassanese. Riparte Bassano con Toniolo. Toniolo non trova la coordinazione giusta per il tiro. Francesco Compagno rapidissimo, fa tutto da solo, poi si gira, scarica sul capitano Costenaro Ghirardello. Ancora Silvio Costenaro. Francesco Compagno l'alza, schiaccia, tentativo di cercare l'angolino, palla che passa pericolosamente sopra la traversa di Jacopo Bombieri. Andrea Dalla Valle tutto chiuso, scarica su Costanaro, su Ghirardello, la conclusione dalla distanza di Erika Ghirardello per il tentativo poi di deviazione sotto misura di Andrea Dalla Valle. Fallo di squadra qui, Guido Scaria mette giù Chicco Compagno. Ancora il capitano rossonero a ripartire adesso, il numero 2 Silvio Costenaro cerca spazio, riparte invece molto veloce in contropiede Sgaria, toccato la pallina con il ginocchio a terra nell'hockey, è considerato un fallo. Costenaro ancora Francesco Compagno, Francesco Compagno un po' in ombra in questa ultima fase del primo tempo. Ribadiamo il risultato, Bassano è avanti 1-0 grazie alla rete realizzata da Andrea Poli su assist di Guido Sgaria. Zanetton conquista palla, pallina che centra la Balaustra e poi beffardamente ritorna sulle stecche della formazione rossonera. Costanaro perde palla a centrocampo, break, ancora poi l'autore del gol si inventa un passaggio sotto le gambe che non gli riesce, Compagno non si intende poi con Costanaro che va a lottare alla Balaustra con Mattia Baggio. La palla fuori, fumble, pallina vagante qui, messo giù, c'è cartellino blu per il numero 25 bassanese. Vediamo se c'è possibilità di rivedere l'azione, vedremo Compagno contro, vediamo qui Zanetto lo aggancia secco sul piede, sul pattino destro, ha visto bene Luca Molli. Intanto va Francesco Compagno a prepararsi dal punto di battuta per la punizione di prima, ci sarà punizione di prima e poi eventualmente 2 minuti di power play. Francesco Compagno che è stato più volte schierato quest'anno da Guilherme Cabestani con la prima squadra. Tutto pronto qui al Palasinde per questa punizione di prima, dunque Jacopo Bombieri deve vedersela con Francesco Compagno. Tutto pronto, parte Compagno e perfetta esecuzione, fa sedere il portiere, poi la caccia dentro alla sua sinistra. Quindi Compagno, punizione di prima, 3-18 alla fine di questo primo tempo, tutto da rifare, torniamo in perfetta parità. Quindi al gol di Andrea Poli risponde Francesco Compagno.
riparte Bassano, naturalmente non c'è power play perché dopo la rete le formazioni ritornano in parità. Il Palabruoli intanto è in vantaggio nella finale, terzo e quarto posto, Sarzana in vantaggio su Trissino. Torniamo qui in diretta dal Palasind, Toniolo largo per Sgaria Guido, Baggio si accentra, cerca la conclusione fuori misura, Costenaro sbaglia l'appoggio, Poli, ancora Baggio ci prova di prima intenzione, niente da fare, ancora Sgaria cerca la conclusione, c'era libero Poli, l'assist non va, Costenaro sulla balaustra, trottola, attenzione ai 5 secondi, esterno adesso Francesco Compagno, l'autore della rete per il Breganze. Quando prima parlavamo di differenza, sicuramente una bella conclusione qui, attenzione, incredibile occasione per Breganze, si mangia un gol praticamente fatto, Andrea Scortegagna, Bombieri da una parte, pallina era lì dall'altra, bastava accompagnarla dentro, nulla di fatto, time out Breganze, Fausto Pazzan vuole vederci chiaro, Jonathan Dal Santo ha qualcosa da dire al suo numero 8. 1:55 alla fine di questo primo tempo, 3 falli di squadra a carico di Breganze, 2 a carico di Bassano. Risultato fissato sull'1-1 dopo il gol di Andrea Poli, il pareggio di Francesco Compagno su punizione di prima. Quindi squadra ancora sul risultato di assoluta parità, 1-1. Non c'è molto da fare in effetti per Luca Molli e il signor Stallone. Squadre che si apprestano adesso a rientrare in campo. Quando parlavamo della differenza prima, Francesco Compagno ha detto la sua con questa realizzazione, questa punizione di prima. Rimane in campo Andrea Scortegagna, vediamo se avrà ancora qualche opportunità. Silvio Costenaro, fisico imponente per questo giocatore, questo capitano del Breganze. Gestisce dietro con Erika Ghirardello la difesa. Ancora Poli deve vedersela con Compagno che gli ruba palla. Assist in difesa dell'attaccante del Breganze. Adesso riparte velocissimo. Cerca la conclusione. Non la trova, ancora Compagno. Si gira la spalla destra di Bombieri, stoppa sul palo, conclusione rossonera, Erika Ghirardello adesso, 1:22 alla fine, 1-1 qui alla Palasind di Bassano del Grappa tra Breganze e Bassano, finale under 17, pallina molto pericolosa perché rimbalza davanti a Bombieri. Ora Costenaro adesso a gestire palla retroporta, Erika Ghirardello fuori, ultimo minuto di questo primo tempo, tentativo di Compagno che però perde palla, attenzione, occasionissima per Guido Sgaria, qui si supera Matteo Dalla Valle che non casca nelle finte dell'attaccante giallorosso, rimane a difendere, rimane fermo un metro fuori a gestire la porta, chiude bene la gabbia. 38 secondi alla fine, sempre 1-1, Erika Ghirardello in possesso palla per il Breganze, grandissima occasione, fa pari con quella di prima di Andrea Scortegagna dalla parte opposta, la porta difesa da Bombieri, ancora Erika Ghirardello, Compagno, il tentativo di assist, era buona l'idea ma non va, 15 secondi ancora da giocare, c'è la possibilità per Bassano di giocarsi l'ultimo tiro, Baggio alza la testa, guarda i secondi a disposizione, Baggio, un tentativo di conclusione che poi diventa un mezzo assist,
per Andrea Poli, un'altra occasione all'ultimo secondo. Finisce il primo tempo di questa finale Under 17 qui dal Palasind di Bassano del Grappa. 6 minuti di riposo, ci sentiamo tra qualche minuto. Noi vi ribadiamo il risultato: Breganze e Bassano sono sull'1-1.
Bene, ricollegati in diretta con il Palasind di Bassano del Grappa, dunque ci apprestiamo a vivere anche questo secondo tempo della finale scudetto Under 17 tra Braganze e Bassano. Primo tempo si è concluso sul 1-1 al gol iniziale della formazione di casa di Andrea Poli. Ha risposto Francesco Compagno realizzando una punizione di prima. Squadre che nel primo tempo si sono affrontate senza esclusione di colpi, in molte occasioni da una parte e dall'altra. Portieri in bella evidenza sia Matteo Dalla Valle che Jacopo Bombieri sugli scudi qui per un paio di interventi decisivi sull'attaccante avversario. Gli arbitri, ricordo, sono Luca Molli e il signor Stallone di Viareggio, il signor Stallone di Giovinazzo, l'ausiliario è il signor Ruggeri di Modena. Tutto pronto, riparte Andrea Poli, l'autore del primo gol della formazione bassanese. Un Braganza che parte più aggressivo in avanti con Costenaro a pressare il portatore di palle, numero 2, il capitano della formazione di Braganze. Baggio adesso per il Bassano, ancora Poli bene dentro per Guido Sgaria, che ha un minutaggio molto alto in questa formazione di coach Ivano Zanfi. Ancora Baggio a manovrare per Alessandro Toniolo, retroporta per lui, decide di fermarsi. Fischiano di pallina che 5 secondi torna nelle stecche di Braganze, che deve trovare l'arma vincente nel suo numero 7, Francesco Compagno. Il playmaker della formazione in realtà è il capitano, il numero 2, Silvio Costenaro. Possesso di palla in questo momento, cerca la conclusione sul palo lontano, non la trova, tentativo di incrociare Battistello. Francesco Compagno, anche la sua conclusione è deviata, stava finendo pericolosamente dalle parti della gabbia difesa da Jacopo Bombieri. Break adesso, Compagno da solo, bomba e gol. Errore della difesa, pallina che non si fa sorprendere. Compagno ruba palla, va via da solo, la mette alle spalle di Jacopo Bombieri. Dunque Braganze 18-31 alla fine di questo secondo tempo. Guardate l'esecuzione, perfetto a incrociare, non riesce a chiudere con il guantone Jacopo Bombieri sull'angolino. È il punto più critico per i portieri, non si riesce a chiudere sopra la propria spalla destra, il guantone più di tanto non sale. Quindi con questa prodezza individuale Francesco Compagno, l'avevamo nominato proprio qualche istante fa, deve andare a fare un po' la differenza per la sua formazione. Doppietta per lui, Braganze avanti 2-1, quindi risultato ribaltato rispetto a metà primo tempo. Bassano adesso costretto ad inseguire, 18-07 da giocare. Partita che naturalmente non è aperta, ma di più. Bassano adesso con ordine, Sgaria sbaglia l'appoggio, numero 4 che è Guido Sgaria. Se ne è Poli, bravo a liberarsi qui. Si infila nella difesa rossonera, poi non riesce ad andare a concludere, lo ferma proprio la giocatrice in possesso palla adesso, Erika Ghirardello, una delle sicurezze per Fausto Pozzan. Ancora il Checco in possesso palla, Erika Ghirardello, Francesco Compagno. Ora Francesco Compagno non trova sbocchi la sua azione personale. 17-24 da giocare, Braganze avanti 2-1 in questa finale Under 17 qui al Palasind di Bassano del Grappa.
L'assist per il tentativo di conclusione al volo di Silvio Costenaro, il capitano rossonero. Esce bene Guido Sgaria, vede libero Baggio. Baggio cerca di accentrarsi, poi finisce giù sul tentativo di Trottola. Battistello, pallina bassa, ancora Compagno, riconquista palla, scarica su Erika Ghirardello. Adesso è decisamente aumentato il ritmo della partita. Francesco Compagno adesso a ripartire per scambio con Battistello, non riesce l'ultimo tocco, il controllo al numero 9 rossonero. Erika Ghirardello, bordata con deviazione di Silvio Costenaro, uno schema che abbiamo visto spesso. Erika Ghirardello dotata di un tiro decisamente importante. Nell'altro palazzetto al pala Bruel, la medaglia di bronzo, il gradino più basso del podio è per Trissino, che regola Breganze 6-5 ai rigori. Eccolo qua, ancora ci crede sulla ribattuta, doppietta anche per lui, gol di Andrea Poli, il numero 13, giallo-rosso, che si accomoda ad esultare in panchina. Gran gol del numero 13 Andrea Poli, dunque conclusione anche per lui, tutto da rifare nuovamente, 15-58 da giocare, riparte Francesco Compagno. Ve l'abbiamo detto prima, le partite di hockey non finiscono mai, 15-48, 2-2 qui tra Bassano e Breganze. Guido Sgaria lo ferma Costenaro, fa ripartire i suoi, accelerazione adesso rossonera, ci mette la stecca Marco Zanetton, attenzione ci sarà cartellino blu adesso per il capitano del Breganze, vediamo se riusciamo anche a rivedere l'azione, Luca Molli non ha avuto esitazioni, deve accomodarsi in panchina Silvio Costenaro. Rivediamo l'azione. Qui forse esagera con il tiro. Vediamo dall'altra parte, c'è il numero 4 Guido Sgaria. Sgaria contro Matteo Dalla Valle. Fa tutto facile, tocco la pallina, gliela metto sopra la spalla destra. Veramente ben giocata questa punizione di prima. Il tocco col patino nell'azione precedente per il cartellino blu proprio a Silvio Costenaro. Tutto in ritorna adesso in parità la situazione dei giocatori, è in vantaggio però Bassano per 3-2 grazie al gol realizzato dal giovane Sgaria su punizione di prima. Riparte Bassano, Zanetton, Baggio. Alessandro Toniolo, ancora Sgaria l'autore del gol, battuta veramente in modo magistrale la punizione di prima del giocatore bassanese, due tocchi, pallina nel 7 sulla destra del portiere, che non è un mancino, bisogna stare attenti, che se la tiri a Barozzi quella lì te la prende. Ancora Toniolo adesso,
sbaglia la ripartenza compagno, cerca di servire, scivola poi Francesco Compagno, palla che torna a Bassano. Baggio si allarga, cerca la conclusione, Ocaltro occasionissima per Sgaria, attenzione dall'altra parte, Erika Ghirardello trova la pallina, trova il corpo di Toniolo, dai che non fa male, ancora il numero Battistello adesso a cercare Francesco Compagno che parte un po' più da lontano, palla bassa, alta. La deviazione poi è alta, la pallina raso terra, quella di Francesco Compagno. Riassumiamo, 13:46 da giocare, Bassano avanti 3-2. L'ultimo gol di Guido Sgaria su punizione di prima, una punizione di prima per parte, a segno per entrambe le formazioni in campo. Erika Ghirardello accelera, riparte, si accentra, ne viene fuori un mezzo tiro, Battistello cerca la botta, trova la balaustra, Zanetton, qui c'è involontarietà da quello che si capisce tra numero 25 giallo rosso e Andrea Scortegagna. Compagno si accentra, la sua conclusione toccata dalla stecca di Sgaria, Silvio Costenaro cerca l'assist, sbaglia l'appoggio, però riparte Toniolo, ancora Sgaria, gli risponde Matteo Dalla Valle, numero uno sulla maglia per il giocatore di Breganze, portiere breganzese Mattia Ghirardello. Fallo di squadra, timeout Bassano, Bassano che a 12:37 dalla fine è avanti per 3-2. Siamo in diretta dal Palasind di Bassano del Grappa per questa finale under 17 dei campionati italiani giovanili. Sono stati altri due i titoli assegnati in mattinata, ha aperto l'under 13 con Follonica che ha regolato 2-0 Breganze e poi l'under 15 doppietta Viareggina per regolare Tiene, under 15 Viareggina che quindi si cucisse lo scudetto sulle maglie a spese del pur generoso e anche sfortunato in alcune circostanze Tiene. ...12:37 ancora da giocare qui al Palasind di Bassano del Grappa. La pallina sarà sulle stecche della formazione giallorossa di casa, che è avanti 3-2 grazie alla doppietta di Poli e al gol di Sgaria. Dall'altra parte hanno risposto due reti di Francesco Compagno. Toniolo, Baggio, ancora Toniolo, Bassano adesso con un po' più di calma rispetto a all'inizio di questo secondo tempo. Erika Ghirardello, la partita la deve fare Breganze sotto di una rete, perde palla Erika per l'intervento di Sgaria che va così a difendere il suo gol. Baggio in funzione playmaker, largo per Andrea Poli, autore della doppietta bassanese. Ora Toniolo, 5 secondi, palla che torna a Breganze, sta gestendo palla il più possibile adesso Bassano, ma 11:45 con un gol di vantaggio sono veramente eterni.
Silvio Costenaro chiama lo schema, battuta in diretta vicino il numero 7 Francesco Compagno per l'assist su Erika Ghirardello, cercano l'assist, bello lo schema, non va, però interviene Andrea Poli. Baggio con calma, riparte da centrocampo per il Bassano, Sgaria, Poli, Toniolo, con massima calma adesso per la formazione di Ivano Zanfi che sta gestendo pallina, Andrea Poli, intervento di Francesco Compagno che gli toglie l'equilibrio, va a riconoscere, riconosce il fallo, guarda il tempo Compagno, sono 11 minuti che mancano alla fine di questo incontro. Andrea Poli va uno contro uno, non va su Francesco Compagno, Silvio Costenaro scarica largo, Ghirardello, il tiro e la ribattuta di Jacopo Bombieri, riceve anche una steccata di congratulazioni dal suo numero 7 da Baggio, bella parata dell'estremo difensore bassanese, ancora Baggio, sbaglia l'assist, qui viene fischiata simulazione a Sgaria, dall'altra parte sempre Francesco Compagno a gestire pallina, Erika Ghirardello, la bomba centrale, velenosissima questa palla della bionda giocatrice rossonera, cerca di liberarsi Scortegagna, palla che rimane a Breganze, Erika cerca, ha cercato la conclusione da lontano, Francesco Compagno, il tentativo, Costenaro ancora, digli di no, Bombieri molto presente, il portiere bassanese in questa fase piuttosto concitata, tambureggiante attacco breganzese, continuo possesso palla, chiuso a riccio adesso la formazione di casa a gestire il suo gol di vantaggio, 9:42 da giocare, c'è ancora un'eternità per portarsi a casa questo scudetto tricolore under 17. Pallina dietro adesso per Scortegagna che riparte, Compagno, ancora Scortegagna, scambia con Compagno, cerca il numero, numero 7 breganzese, chiude bene Jacopo Bombieri, adesso devono gestire pallina con estrema attenzione perché se c'è il rischio di far ripartire Compagno, e abbiamo visto prima la rapidità di questo giovane attaccante breganzese, dicevamo ha già militato in prima squadra, Erika Ghirardello ruba palla adesso a Scortegagna, cerca di far tutto da solo, troppo esterno per un tentativo di tiro da parte di Compagno, due su di lui a raddoppiare correttamente, riconquista palla Bassano, Sgaria retroporta, si ferma, guadagna ancora qualche secondo Baggio, chiama fuori il Compagno, compagno di squadra Toniolo, ancora Baggio, Bassano che era un po' rallentato adesso la sua azione, 8 minuti alla fine di questo secondo tempo, gestiscono un vantaggio di una rete, Bassano è avanti 3-2. Erika Ghirardello cerca di rubare palla, alla meglio Andrea Poli, viene fischiato un doppio fallo di squadra alla formazione
Bassanese che sale a 5, 6 sono quelli a carico di Breganze. Corabaggio cerca di precisione, di bucare la gabbia breganzese, dice di no, non è d'accordo Matteo Dalla Valle. Ora pallina nelle stecche della formazione rossonera con Andrea Dalla Valle. Andrea Dalla Valle si libera, cerca di servire compagno a una mano, non gli riesce Erika Ghirardello, il tiro sporcato da un giocatore giallorosso. Zanetton si ferma a lottare in Valaustra, c'è il raddoppio su di lui, riconquista palla Breganze, ancora compagno, il tentativo di concludere a rete, dall'altra parte ci riprova Baggio senza fortuna, non trova lo specchio della porta. Zanettone adesso cerca di accentrarsi, lo ferma Silvio Costenaro, 2 contro 1, il contropiede, compagno Costenaro, sembra una conclusione a botta sicura, Bombieri rapidissimo, dall'altra parte Toniolo, poi va giù, Toniolo si rialza prontamente, scarica esterno su Sgaria, 6-0-0 alla fine di questo secondo tempo, sempre il Bassano avanti per 3-2 nei confronti del Breganze. Ancora Sgaria, retroporta per i giallorossi. Tentativo di assist al volo, simile alla prima rete. Ci riprova compagno. È ben piazzato ancora Jacopo Bombieri. Pallina fuori, Ghirardello scarica su compagno che ci riprova subito. La palla rimane lì, non ne approfitta nessuno. Baggio sbroglia la situazione e fa ripartire i suoi. Quindi Toniolo, bordata in Balaustra. Erika Ghirardello a riconquistare palla, anche lei usa la sponda per ripartire. Tentativo di alza schiaccia da parte di Andrea Dalla Valle, non va. Ancora Toniolo adesso davanti a Erika Ghirardello, preferisce tirare. Bella la conclusione, ma non trova lo specchio della porta, solo applausi per lui. Si lotta caparbiamente adesso, sempre Erika Ghirardelli in possesso palla, la bomba e sulla ribattuta, la bomba di Erika Ghirardello da lontano sulla ribattuta, tale Francesco Compagno in rapace d'area, c'è il gol del Breganze, guardate che bomba tira Erika Ghirardello, ci mette una pezza Bombieri, niente da fare, poi però sulla ribattuta corta del portiere è lestissimo Francesco Compagno, 4-32 alla fine, 3-3 amici della Pagina Vulcanizzata, bella finale under 17 qui al Palasind di Bassano del Grappa, adesso tutto in apnea fino alla fine. Fausto Pozzana adesso a spiegare qualcosa ai suoi. Uno schema visto parecchie volte nel corso della partita, c'è il tiro da lontano di Ericas per il tentativo di deviazione o ribattuta sotto misura. Lì purtroppo la pallina il portiere non può trattenerla, appena il calcio di rigore, scusate, il tiro di rigore, perché non ci puoi mettere sopra il guantone o quant'altro, nemmeno tirarla verso di te sulla ribattuta, è andata una ventina di centimetri dal suo gambale, intanto inquadrata l'altra componente femminile breganzese, Veronica Caretta, Vicky, sorridente. Partita ancora apertissima, 4-32 alla fine, 3 pari. Adesso chi ne ha di più lo deve cacciare sulle tavole di questo Palasind di Bassano del Grappa per cucirsi lo scudetto tricolore sulle maglie.
Riparte Bassano. Toniolo, Sgaria. Ottima la prestazione del giovane giocatore giallorosso Erika Ghirardello. Attenzione, compagno Costanaro. Costanaro ha deviata la sua conclusione, ancora compagno. Vediamo la decisione del signor Molli, fischiata la pallina alta, quindi la riprende il gioco Bassano. Baggio Poli, sempre Erika Ghirardello attorno, Sgaria adesso largo dietro per Baggio. Tanto passano i secondi, siamo entrati negli ultimi 4 minuti di gioco. Andrea Poli. Palla decisamente fuori dallo specchio della porta per Toniolo. Costanaro vuole far tutto da solo. Cerca la deviazione sotto misura, riparte invece Sgaria, adesso con Sgaria e Poli davanti. Si chiude la difesa del Breganze. Intervento secco sulla pallina di Erika Ghirardello che ferma il giovane Andrea Poli, l'autore di due reti per il Bassano. Stallone dice che la pallina è giallorossa dall'angolo. Scarica dietro. Toniolo cerca un'accompagnata. Invita alla calma Luca Molli, palla a due. Non facciamoci del male, 2.55 da giocare, tre pari tra Breganze e Bassano, tutto ancora da decidere per questo scudetto under 17. Silvio Costanaro riconquista palla. Francesco Compagno parte da solo. Occasionissima per il Breganze. Poi palla alta ancora Bassano. Non ha trovato lo specchio della porta l'attaccante rossonero. C'è Baggio adesso. Esterno della rete, si continua a giocare. Toniolo, la coppia 7-77 ha gestito una quantità incredibile di palline in questa finale. Va via Poli, poi però non trova il tempo per la conclusione. Scarica ancora su Toniolo, poi c'è l'errore del numero 77 giallorosso Erika Ghirardello. 1.57, due minuti, meno di due minuti alla fine, ancora Breganze a cercare la conclusione proprio di Erika Ghirardello. Compagno scarica su Costanaro, schemi un po' saltati adesso. Baggio, attenzione al contropiede, Baggio gestisce pallina al limite dell'area, conclusione alta e anche fuori. 1.30 da giocare. Qui al Palasind di Bassano, 3-3 tra Breganze e Hockey Bassano. Costanaro, attenzione, riparte. C'è il fallo. E il sesto fallo di squadra. Uno e 19 alla fine. Palla nelle stecche rosso-nere. E attenzione! Mamma mia! Sassata di Francesco Compagno! Dalla tre quarti, questo è un gol da rivedere assolutamente. Pallina che invece non è riuscito a vedere Jacopo Bombieri, probabilmente coperto dai suoi. Guardate cosa tira, passa appena il centrocampo, bordata nel 7.
Il guantone del portiere era lì, ma imprendibile. E da qua si vede, forse c'è anche una leggerissima deviazione da parte di Andrea Dalla Valle. Di fatto comunque nella visuale retroporta del portiere era assolutamente coperto. Dunque ultimo minuto, Breganze avanti 4-3 qui al Palasinde di Bassano del Grappa. Non può gestire palla fino alla fine Breganze. Andrea Dalla Valle lotta adesso, lotta dall'angolo, riesce ad uscire Andrea Dalla Valle, scarica su Erika Ghirardello, ancora Costenaro, compagno. Erika Ghirardello tiene palla naturalmente alla formazione rossonera, e avanti 4-3 grazie all'ultimo bolide messo dentro dal numero 7 Francesco Compagno, il giocatore che a 20 secondi dalla fine sta toccando pallina per Andrea Dalla Valle. Ancora Dalla Valle, non pressa Bassano, non pressa, fallo di 5 secondi. Palla che torna a Bassano, Baggio guarda il cronometro, poi si tuffa in attacco. Il tentativo di conclusione, fallo di squadra di Andrea Dalla Valle. 6 secondi da giocare, una delle ultime opportunità per la formazione giallorossa di ribaltare il risultato. Ivano Zanfi non sceglie di far uscire anche il portiere. 6 secondi, Alessandro Toniolo, Baggio Toniolo, la coppia 7-77. Tiro di Toniolo, trovi parastinchi di Costenaro che poi può tenere palla. Finisce la partita, termina la partita, Breganze è campione d'Italia Under 17. Ribadiamo il risultato, Breganze batte Bassano 4-3. Se qualcuno doveva fare la differenza, dobbiamo dare la palma del migliore in campo, credo che quel numero 7, tale compagno Francesco, sia sicuramente tra i migliori della sua formazione. Dall'altra parte un grandissimo, a mio modo di vedere, Jacopo Bombieri, nonostante il quarto gol dove era effettivamente coperto, grandissima mole di lavoro della coppiata Toniolo Alessandro Mattia Baggio, ma lo scudetto se lo cuce sulle maglie il Breganze. L'esultanza dei due uomini in nero, veramente sono un uomo e una ragazza, quindi scudetto anche per Vicky Veronica Caretta, inquadrata adesso. Rivediamo intanto i gol, 4 realizzati da Francesco Compagno, punizione di prima, poi un bel tiro ad incrociare, le risposte dall'altra parte con la doppietta di Andrea Poli e il gol di Guido Sgaria. Dal Palasinde di Bassano per ora è tutto, vi aspettiamo per il piatto ricco della giornata, che sarà questo Follonica UVP Modena finale Under 20. Ribadiamo il risultato, Breganze batte Bassano 4-3, scudetto Under 17 a Breganze. A presto alle 12:45 dal Palasinde per la finale Under 20.